Salve ragazzi e benvenuti alla mia prima video lezione di lingua giapponese. Prima di partire con fare scarabocchi, leggere cose così, vorrei dare un attimo alcune info riguardo alla lingua giapponese. Prima cosa voglio dire che la lingua giapponese, certo rare eccezioni, non è così difficile da pronunciare. Una volta imparato il loro alfabeto. Non presenta toni come quella cinese, come vedete scritta così va letta, quindi grammaticalmente la lingua giapponese si presenta molto diversa da quella italiana. Ad esempio, la struttura grammaticale giapponese prevede che la frase sia SOV, ovvero soggetto, oggetto, verbo. Quindi per capire la frase dovete sempre andare fino alla fine. Predicato verbale non troverete là. Un'altra cosa è che diversamente dall'italiano le parole non presentano un numero o un genere, cioè una parola non è maschile o femminile, ma è sempre diciamo neutra, possiamo definirla. Oppure non ha numero, ad esempio possiamo dire gelato, gelati, no, è sempre gelato resta. Se si vuole indicare più elementi di una parola, in genere si utilizza o il numero o tipo molto, pochi, cose del genere. Fino a qua direi che è tutto abbastanza semplice. Ora veniamo alla portata forte della lingua giapponese, cioè la scrittura. Già, perché la lingua giapponese, forse qualcuno lo sa, altri non lo sanno ancora, ma presenta ben tre sistemi di scrittura. Non uno, non due, ma ben tre sistemi di scrittura. Alternando questi tre sistemi tra di loro si vanno a costruire frasi e parole. Quindi, se volete iniziare a studiare la lingua giapponese, sappiatelo, il vero ostacolo è non tanto la grammatica o la fonetica, ma la scrittura. In particolare uno di questi tre sistemi di scrittura, i kanji, che andremo a studiare poi dopo ogni lezione, tutta alla volta. Comunque dicevo ci sono tre sistemi di scrittura e quindi sono hiragana, katakana e kanji. Dan dan dan, kanji. Partiamo con quello più difficile, col sistema di scrittura più difficile, che sono i kanji. Bene, questi kanji, queste strane creature fatti da 27.000 tratti, sono caratteri importati secoli fa in Giappone dalla Cina. In Cina nascono come evoluzione dei pittogrammi, no? Degli scarabocchi che raffiguravano oggetti, cose, animali, che pian piano si sono evoluti, stilizzati, assumendo appunto quella determinata forma, quel determinato carattere. In Giappone, col passare del tempo, questi sono differenziati rispetto a quelli cinesi, però risultano ugualmente un atto di palle. No, sono simpatici da scrivere, però certi sono proprio tosti. Bene, questi kanji sono il primo grande ostacolo della lingua giapponese, perché bisogna imparare a leggerli, ma soprattutto a scriverli. E se non si segue a volte in determinati casi il giusto ordine dei tratti, viene un guazzabuglio, una schifezza totale. Togli di mezzo. La schifezza, la zozzeria proprio, togli di mezzo. La bella di questi kanji è che non hanno solo un tipo di lettura, hanno due tipi di lettura. Onyomi. Con Yomi. Bene, la prima risulta la fonetica di tipo cinese importata in Giappone, che poi è stata adattata al loro modo di parlare. Secondo invece si tratta di un metodo di lettura autoctono, quindi nato in Giappone. Come si fa a capire un kanji se bisogna leggere in quel modo o in quell'altro modo? Non esiste una regola proprio. In genere, quando il kanji è abbinato a un altro kanji, si tende ad utilizzare la lettura di tipo cinese, mentre invece quando è singolo si utilizza quella lì autoctona, ma non è sempre che funziona così. Però prendiamo questa come regola base. Bene, lo hiragana è forse il sistema di scrittura più facile dei tre, che si contraddistingue dagli altri graficamente per la sua linea morbida e molto scorrevole. Si tratta di un sistema di scrittura fonetico,
Ma rispetto al nostro si differenzia dal fatto che è sillabico. Sono 48 gli elementi puri di questo alfabeto. E tolte le 5 vocali che seguono l'ordine di A, I, U, E, O e non A, E, I, O, U come noi, il resto sono tutte consonanti abbinate alla vocale, cioè ogni carattere è una consonante e vocale insieme. Questo sistema di scrittura può essere utilizzato per scrivere qualsiasi cosa, ma viene utilizzato principalmente per parti variabili della parola che subiscono declinazioni o modifiche, per particelle, e viene utilizzato anche per alcune parole che ormai il kanji non è più utilizzato, quindi è stato rimpiazzato dall'hiragana. Un'ulteriore caratteristica dello hiragana è quello che spesso viene utilizzato sotto i kanji per, almeno quelli un po' più ardui da imparare, oppure dentro i testi per i bambini o per chi sta imparando la lingua, l'hiragana viene utilizzato sotto i kanji con lo scopo di riprodurre il suono del kanji. E quando assume questo ruolo si chiama furigana. Questo furigana non si tratta di un nuovo sistema di scrittura, attenzione, ma semplicemente dei sottotitoli posti sotto i kanji. Tramite hiragana. Easy. Terzo e ultimo sistema di scrittura della lingua giapponese è il katakana, e anch'esso, come lo hiragana, si tratta di un sistema di scrittura fonetico-sillabico. Si differenzia dallo hiragana però per il suo utilizzo e per la forma dei suoi caratteri. Anche i caratteri si chiamano kana, a proposito, mi sono dimenticato. I caratteri dello hiragana e del katakana si chiamano kana. Comunque, dicevo, si differenzia dallo hiragana per i suoi caratteri o i suoi kana, da tratti molto più rigidi e spezzati, si potrebbe definire, ma principalmente il katakana viene utilizzato per trascrivere tutti i prestiti linguistici, ad esempio parole importate che ora sono diventate di uso comune in Giappone. Questo non vale solo per i prestiti linguistici, ma per tutte le parole di lingua straniera vengono scritte in questo katakana. Altro scopo del katakana è quello di a volte enfatizzare le parole. Per enfatizzare si tendono a scrivere in katakana. Oppure viene utilizzato per le onomatopee. Bene, in pratica katakana viene utilizzata per tutte le parole di lingua straniera. Bene, con questo penso di aver finito più o meno. Fammi controllare la mia collega Fede che dice, ma sì, ho già parlato del katakana e kanji, queste cose così qua, che altro ne devo dire? Ah, giusto, potrei i romaji. Oh, ok. Sì, ma ce n'ho i romaji, ma grazie, sì, poi ne parliamo. Ciao, ciao. Bene, come ha fatto notare la mia collega Fede San poc'anzi, ho dimenticato di accennare i romaji. I romaji, come già si intuisce, sono dei romaji, caratteri romani, cioè praticamente l'alfabeto nostro utilizzato per trascrivere la fonetica delle parole giapponesi. Questo è tutto. Bene, ora che abbiamo questa infarinatura generale, nella prossima lezione andremo a vedere uno di questi tre sistemi di scrittura, che è lo hiragana. Inizieremo a vedere i primi 48 caratteri e come si scrivono e la loro pronuncia. Ok, con questo vi saluto ragazzi e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Ah, mi raccomando, seguite i miei video e iscrivetevi. Ciao ciao.